Come ho accennato qualche settimana fa nel mio video recensione su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, uno degli aspetti che più mi ha colpito di questi titoli sono stati i personaggi proposti. Quest'oggi andremo ad approfondire l'argomento andando a toccare alcuni degli aspetti più profondi della caratterizzazione di alcuni di questi. Siccome però sarebbe venuto un video eccessivamente lungo e troppo difficile da editare nel tempo, ho deciso di dividere questo video in due parti. Oggi tratteremo tutti i personaggi principali della trama, Ginepro escluso. Questo perché nella seconda parte tratteremo i capi palestra, essendo Ginepro il team Yell dei capi palestra e degli allenatori delle palestre a tutti gli effetti, ho trovato più logico inserirli nella seconda parte. Per il resto vi informo che vi rinvierò alle card allenatore qualora ci fossero dei dettagli di lore marginali che non citerò e che vorreste approfondire. Allo stesso tempo però ci aiuteremo con queste ultime per andare a sviscerare alcuni dettagli della caratterizzazione di una manciata di NPC che è utile approfondire. Detto ciò, benvenuti signori e signori in questo nuovo video. Ho deciso di cominciare quest'oggi parlandovi un po' dei rivali, il che ci conduce anche, come di consueto, al primo personaggio che andremo incontrando nella nostra avventura a Galar, ossia Hoppo. Un personaggio ingiustamente criticato ed erroneamente associato a Dau, con il quale condivide solo un atteggiamento iniziale nelle prime fasi del gameplay. Hoppo è il fratello del campione Dandel e verso quest'ultimo ha una devozione pressoché totale. Il suo obiettivo è sì quello di diventare campione, ma in primis è emulare il proprio fratello, con il risultato che il diventare campione ne è semplicemente una conseguenza. Partito con questo atteggiamento altamente infantile ed irritante, tanto che io stesso in live, poste queste premesse, mi sono ritrovato a sentirmi particolarmente irritato dalla questione, il carattere di Hoppo si evolve a partire dalla dura sconfitta infertagli da un arrogante Bit. Il fratello di Dandel inizia a temere di non essere all'altezza di quest'ultimo, ma nel farsi un'autocritica continua a rapportarsi all'ombra del fratello. La sua preoccupazione è infatti quella, paradossalmente, di infangare il nome di Dandel e non il proprio. E la sua crisi è, per la prima volta nella storia dei videogiochi Pokémon, riflessa sul suo team. Per le due battaglie successive, infatti, Hoppo non utilizzerà il suo compagno d'infanzia Voolur, relegandolo nel box in favore di altri Pokémon. Così facendo, è convinto che utilizzare team diversi sia la chiave per migliorarsi, ma un filotto di sconfitte che culminerà con la disfatta all'interno della palestra di Chichester lo porterà a ricredersi anche su questo punto. E dopo aver scoperto da Sonia dettagli ulteriori riguardo a Zacian e Zamazenta, un Hoppo di nuovo pieno di motivazione ci risfiderà con il suo team ufficiale, con in squadra il proprio Voolu a questo punto della trama evoluto sin da Vool. Ciò nonostante, anche avendo contribuito insieme a Zacian e Zamazenta alla disfatta di Eternatus, Hoppo non riesce a trovare uno scopo che sia davvero il suo. La sconfitta infertagli dal giocatore alla Lega Pokémon pesa come un macigno sul suo animo. All'interno del bosco assopito all'anticamera di quello che poi sarà il post game, non mancherà di farlo notare. Sarà proprio però durante il post game che Hoppo riuscirà a trovare una sua vocazione, aiutando Zacian barra Zamazenta a riprendersi dalla scarica di particelle Galar infertagli da Brandobaldo e Scudobaldo. Hoppo decide a questo punto di intraprendere la carriera di professore Pokémon, con l'obiettivo di rendere felici tanto gli esseri umani quanto i Pokémon stessi, trovando finalmente uno scopo nella vita che sia davvero il suo. Hoppo, a mio modo di vedere, è davvero un personaggio fantastico e sviluppato bene, criticabile solo da chi non è in grado di andare oltre 6-7 ore di gameplay. Ed è esattamente quello che mi aspettavo, cioè un personaggio complessato ma nel suo sviluppo tutto sommato molto coerente e con un lieto fine mai frettoloso nel suo sviluppo. Forse dopo N e Silver il rivale meglio trattato di sempre. Ma come saprete non è l'unico di questa generazione e per mero ordine espositivo direi di parlare di Mary. Di lei per gran parte del gioco si sa davvero poco. Ragazza palesemente timida e, permettetemi di dirlo, caratterizzata benissimo all'interno del gioco, si verrà a scoprire solo a Spikeville che quest'ultima è la città natale della nostra rivale, all'interno della quale ha sede uno degli 8 capi palestra di Galar, nonché fratello di Mary, nonché capo del team Yellow, ossia Ginepro. Spikeville però è priva di punti energetici e la città è dunque in declino. L'obiettivo di Mary dunque nel diventare campionessa è semplicemente quello di promuovere la propria città e di riportarla agli antichi fasti. Dalle sue card della Lega Pokémon è poi possibile vincere ulteriori dettagli sul suo carattere e in particolare sulla sua vita. Per quanto il team Yell venga più volte all'interno della trama ripreso da Mary, che tutto sommato non apprezza tutte queste attenzioni che le sono attribuite come se fosse una celebrità, è altresì vero che
la loro presenza quando combatte le infonde un certo coraggio. Sempre rimanendo sul tema serietà barra timidezza, il suo morpeco, con cui tra l'altro Mary condivide una sorta di ambiguità di carattere, le venne regalato all'età di 5 anni dal già citato fratello Ginepro. E proprio grazie all'incontro con questo Pokémon, la ragazzina, un tempo sensibile e fragile, riesce a scoprire al proprio interno un lato molto più ottimista. Peraltro, nonostante la serietà, ha anche interessi molto più frivoli, come ad esempio lo shopping, che citando la descrizione inglese della card della Lega Pokémon, la distraggono da quello che è il suo effettivo scopo. Infine, giusto per concludere, in una scena speciale sbloccabile nel postgame, all'interno di una stanza del Badiou Inn viene mostrata la volontà di Mary di apparire più estroversa al pubblico che la segue. Ciò nonostante, non appena si accorge della presenza del giocatore, fugge via imbarazzata. Ora, tutti questi elementi mi sembra tratteggino la figura di una ragazza timida e insicura, alla quale però sono state affidate le chiavi per la salvezza di un'intera città e per il riscatto sociale dei membri del Team Yell, che seppure in maniera caricaturale, a mio avviso riescono a interpretare benissimo quella che è la situazione all'interno di un contesto che non è stato in grado di reggere al cambiamento. Una condizione nella quale è necessario, anche con atteggiamenti particolarmente strani, far sentire la propria voce. In fin dei conti, il personaggio di Mary non subisce smussamenti di caratteri forti come accade con Hop, ma sembra piuttosto la costante ricerca di un equilibrio che a fine trama rimane comunque poco stabile. E se per un personaggio come lei, a mio avviso, è una scelta abbastanza azzeccata, credo che ciò non si possa dire per Bit. Di Bit sappiamo che fin da piccolo viene affidato un orfanotrofio, all'interno del quale sviluppa il proprio carattere aggressivo e scontroso che abbiamo conosciuto all'interno della trama. La sua vita però cambia proprio grazie a Rose, che durante una visita alla struttura dove Bit alloggiava regala a quest'ultimo un Pokémon. Durante il gioco sarà lo stesso presidente, peraltro, a dire al giovane sfidapalestre reo di aver deturpato un murale importante per la storia di Galar, che al tempo in Bit vide non solo del talento, ma anche un riflesso della propria infanzia. Peraltro, in questo modo, gettando una luce oscura anche sull'infanzia di Rose stesso. Da quel giorno, Bit scodinzolerà costantemente dietro al proprio benefattore, svolgendo per lui anche dei compiti non richiesti. Il suo atteggiamento è infatti volto a compiacere Rose, come se quest'ultimo fosse il padre che in fin dei conti Bit probabilmente non ha mai avuto. Purtroppo, ciò lo porterà a ottenere dal presidente la reazione esattamente opposta, venendo ripudiato. Per una serie di eventi, però, anche abbastanza fortuiti, Bit otterrà la benedizione di Poppy, capopalestra ultra ottantenne di Piccadilly, in cerca di un sostituto che verrà identificato con Bit, il quale verrà plasmato nel segno dei Pokémon folletto e del colore rosa. La sensazione che questo personaggio trasmette è quella di lasciarsi influenzare da uomini e donne che hanno verso di lui un atteggiamento paternalistico, il che è perfettamente coerente con quella che è la sua storia di vita. Quando Latermore, il giovane, abbatte il murale storico di Galar raffigurante la notte oscura, lo fa per cercare le desiostelle e in funzione dei 1000 anni di gloria che attendono Galar, tematica che però appartiene al presidente Rose e a cui Bit aderisce ciecamente, senza considerare altri aspetti a cui lo stesso presidente Rose tiene, come ad esempio il passato di Galar. È verosimile che, avendo udito una qualche discussione del presidente Rose, Bit si sia cimentato nella raccolta di desiostelle senza che gli fosse richiesto, dato che il presidente Rose, nel momento in cui scopre il piano di Bit, sembra non saperne nulla e dal canto suo Bit non dice niente per affermare il contrario. Durante il postgame è quasi tragicomica l'affermazione di Bit, secondo cui in passato Olive non avrebbe fatto altro che plasmarne il carattere quando di fianco a Poppy, che non ha fatto nient'altro che quello, rendendo di fatto Bit una persona molto più mite, dolce e ben disposta. A fine trama, al contrario di quanto detto con Hop, non riesco a vedere una reale emancipazione di questo personaggio, che seppur mutato nell'atteggiamento, come dimostra il dialogo che ha con il giocatore, nei tornei che si possono organizzare nel postgame, in cui sembra accettare la sua inferiorità rispetto a noi, non sembra mutare più di tanto, e soprattutto non sembra svincolarsi completamente dalla dipendenza rispetto a qualcuno più grande di lui. E a tal proposito di questi personaggi, direi che è arrivato il momento, visto che Poppy sarà nella seconda parte, di parlare del tanto idolatrato presidente Rose. Rose è tante cose: presidente della Lega Pokémon, ma anche responsabile della fruizione dell'energia di Galar, amante della regione, ma allo stesso tempo suo potenziale soppressore. La sua figura è sicuramente particolarissima. La sua caratteristica principale è quella di avere a cuore il futuro di Galar più dello spettacolo e più della Lega Pokémon. E siccome il suo futuro è legato a doppio filo con l'energia Dynamax, Rose ha impiegato l'intera durata della sua vita per svolgere due attività con il medesimo obiettivo. Ha infatti provveduto da un lato allo sviluppo energetico della regione, mentre
dall'altro si è premurato di studiare il fenomeno della notte oscura. Entrambe le attività svolte con il fine di garantire un futuro radioso per la regione. Dedichiamoci però per un momento alla sua caratterizzazione. Come detto, nonostante da giovane sia stato un grande allenatore, Rose sul finire della trama dimostra di non dare alcuna importanza alla Lega Pokémon, tanto da attivare il processo che innescherà la notte oscura durante lo scontro finale tra il giocatore Dandel, incurante di tutto e di tutti. E ciò perché nel dialogo che a tal proposito Rose sostiene con Dandel, il primo si dimostra un incurabile idealista. Per lui è una questione morale dover agire subito, anche se un giorno praticamente non farebbe alcuna differenza. Davanti all'assenza di un futuro, interpretando la visione del presidente, anche la Lega Pokémon perde di significato. E allora occorre agire. Così come noi, anche Dandel si dimostra perplesso perché la cosa praticamente non ha alcun senso. Ma ricordiamoci che l'obiettivo di Rose è quello di garantire prosperità a Galar, e senza futuro non esiste prosperità. Peraltro, anche all'interno della discussione con Dandel, Rose non sembra esprimere a pieno le proprie motivazioni. Parla di futuro, di vita, di morte, ma non risponde alla domanda perfettamente razionale di Dandel. Perché non possiamo aspettare un giorno in più per risvegliare la notte oscura? Le card della Lega Pokémon ci permettono di trovare una chiave di lettura a questo atteggiamento del presidente. Rose è infatti convinto che i fatti contino più delle parole, ed è molto difficile, se non impossibile, comprendere la motivazione dietro le sue azioni. Del resto nessuno, nemmeno noi videogiocatori, le abbiamo comprese. È lo stesso Rose a confermarci ciò che le card dicono. Non si aspetta che qualcuno lo comprenda, ma ciò che sta facendo è la sua unica ragione di vita. L'unico a comprenderlo pare essere Olive, che a questo punto credo meriti perlomeno una menzione. Olive è la segretaria di Rose, ma non solo. È stata ricercatrice, inventando il pulsino Dynamax e dunque verosimilmente collaborando con Flora. È la vicepresidente della Macrocosmos, azienda di cui Rose è il capo. È la segretaria di quest'ultimo e in fin dei conti la sua fan numero uno. Il suo atteggiamento è calmo e distaccato, almeno fino a quando non c'è bisogno di difendere Rose. In tal caso, come evidente alla fine della trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, perde completamente il lume della ragione. Parlo di lei come se fosse una groupie, perché in sostanza è quello che è. Durante il postgame, Olive è incontrabile all'interno della miniera 1 di Galar, dove si sta prestando a lavori socialmente utili, come peraltro fece Rose tempo addietro. In questo frangente mostrerà il suo lato più adulatore del presidente, sostenendo di avere con sé centinaia di card della Lega Pokémon del presidente firmate dal presidente stesso. Cosa che è insolita per una persona che ha dei rapporti abbastanza stretti con un'altra, essendo sua segretaria e vicepresidente. L'aspetto molto regale che Olive assume in pubblico e la sua totale perdita di controllo qualora si cerchi di disturbare il suo beniamino è peraltro riflessa ancora una volta all'interno del suo team, dove a fianco di Pokémon per l'appunto regali, facendo anche una citazione all'abilità di Tsarina, che è regalità, si trova un Garbodor Gigamax, un Pokémon brutto, scomposto e totalmente dissonante. In maniera diversa rispetto a Dop, Bit e il Team Yell, anche Olive va a trattare con il suo personaggio uno dei macro temi dell'ottava generazione, che è l'idolatria. Nel caso specifico lo fa in una maniera molto nociva. E a proposito dell'idolatria, il prossimo sulla nostra lista è l'idolatrato per eccellenza, ossia Dandel. Contrariamente all'idea che di lui mi ero fatto, Dandel rappresenta un personaggio estremamente positivo. Oserei dire il modello di celebrità per eccellenza. Dandel è il campione di Galar, la sua popolarità alle stelle e non manca mai di farlo notare in pubblico, ma ciò nonostante ha un sogno. Vuole essere un esempio per gli altri e soprattutto, prima di ogni altra cosa, vuole che gli altri siano messi nelle condizioni di giungere dove lui è adesso. Il suo è un esempio paradigmatico di cosa sia il fair play e la competizione sana, andando a porsi su un ipotetico schema dei personaggi di ottava generazione agli antipodi rispetto ad un Bit, ad esempio, che con il suo farneticare costantemente la propria superiorità non fa nient'altro che andare ad alimentare una competitività nociva per la società. Per quanto la sua caratterizzazione sia abbastanza classica per essere quella di un campione, con Dandel essa è contestualizzata all'interno della lore e non lasciata ad un'emblematica frase finale del campione dopo essere stato sconfitto. Nel postgame, infatti, egli sarà il master della Neo Torre Lotta collocata nella Rose Tower, che ormai non appartiene più al presidente, e lo scopo dichiarato sarà quello di aiutare gli allenatori a migliorarsi. E ciò che è più interessante è che non lo fa in astratto o a parole, come è sempre successo, ma lo fa in concreto, visto che in questa generazione la Torre Lotta è finalmente un portale per accedere al competitivo, che di fatto migliora sul serio le nostre abilità. Peraltro la sua card della Lega Pokémon rara, ottenibile proprio a
affrontandolo all'interno della Torre Lotta, ne rimarca l'entusiasmo per questo nuovo progetto, addirittura in proporzione superiore rispetto a quello di quando era campione. E ciò a riprova del fatto che, per quanto Dandel nuoti nella popolarità e nel successo, mantiene saldi i suoi ideali e dà un valore alle proprie azioni in funzione di questi. Per quanto forse non sia il più carismatico dei campioni, sicuramente Dandel è uno di quelli meglio caratterizzati, probabilmente secondo solo a Camilla, possedendo tra l'altro una vicenda precedente alla storyline che ne dà un tratteggio molto più completo, dando uno sguardo anche al suo lato da sfida palestre e alla sua rivalità con Sonia. E a proposito di Sonia, prima di concludere con i vostri personaggi preferiti di ottava generazione, ci tengo a fare un piccolo excursus su Sonia e Flora. C'è poco da dire in realtà sulle due professoresse. Flora, come già detto, in passato fece delle ricerche sul Dynamax, ma attualmente, preoccupata della situazione, ha incaricato Sonia di investigare sulla faccenda, cacciandola di fatto letteralmente di casa. Una volta che quest'ultima avrà trovato, come ogni personaggio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il proprio scopo, nel particolare lo studio delle leggende di Galar, Flora si dirà pronta ad andare in pensione e a cedere il proprio posto alla nipote. Per quanto insignificante in sé, questo cambio di cariche ci permette di andare a mettere in luce un altro dei macro temi di ottava generazione, che ironicamente è il ricambio generazionale. Poppy cede il posto a Bit, Ginepro cede il posto alla sorella minore Mary, Flora cede il posto a Sonia, Hop tenta di spodestare Dandel, e Milo, capopalestra di Chichester, ma esclusivo di Pokémon Spada, è in conflitto generazionale con la madre Melania, che è sempre capopalestra di Chichester, ma esclusiva di Pokémon Scudo. Se il passaggio dal vecchio al nuovo è incarnato da questi esempi, a Galar c'è anche chi vorrebbe un ritorno dal nuovo al vecchio. Concludiamo il video di quest'oggi parlando di Brando Baldo e Scudo Baldo. Insultatemi, ma io ho apprezzato questi due personaggi. Tralasciando i capelli, avendo visto un let's play inglese, ho come la sensazione che in italiano siano stati resi molto più imbarazzanti del dovuto. La verità è che questi due personaggi mettono sul piatto della bilancia in maniera esplicita un tema dell'ottava generazione che era stato lasciato totalmente tra le righe. Sto parlando dell'ambiguità delle leggende di Galar. In un prossimo video le analizzerò più dettagliatamente, ma possiamo dire che in sostanza le versioni sono tre. In una di queste, la Notte Oscura venne fermata da un unico eroe armato di spada e scudo. Nella seconda, quello che poi si rivelerà essere Eternatus venne fermato da due eroi, mentre nella terza ad entrare in azione furono Zacian e Zamazenta, congiuntamente ai due uomini che in seguito avrebbero fondato quella che a Galar è a tutti gli effetti una diarchia. Brando Baldo e Scudo Baldo, figli dei legittimi sovrani di Galar, credono nella seconda interpretazione della leggenda e pensano che Sonia, descrivendone una terza, abbia infangato i loro nobili nomi. Per dimostrare le proprie ragioni, non tanto a noi quanto al loro seguito, Brando Baldo e Scudo Baldo inonderanno Zacian o Zamazenta, a seconda della versione, di particelle Galar, con l'obiettivo di mostrarne a tutti la loro indole malvagia. La questione si risolverà, forse un po' troppo semplicisticamente, con una prova di forza dei due leggendari e con una missione di colpa da parte del Baldo Duo, che sparirà dalla trama principale non prima di aver mostrato quanto l'intera trama sia ruotata attorno al fraintendimento delle leggende. Rose si è servito della Lega Pokémon per formare degli allenatori forti a sufficienza da contrastare i possibili effetti collaterali della Notte Oscura, e lo fa in base alla propria interpretazione delle leggende di Galar, che si avvicina alla prima, e questo inevitabilmente rischia di compromettere la sopravvivenza stessa della regione. Ma questo, cari miei, è un argomento più da teoria. Per oggi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.